È un granchio colossale. Il 20 aprile del 1889 a Berlino è nato Walter Hahn, detto zio Walter, che è un fotografo, un incisore, è un artista. Hitler è nato in Austria, non a Berlino. Io non ho potuto scrivere nulla sul mio profilo Facebook perché mi sono trovato l'account bloccato, cioè i miei figli sono stati bombardati, telefonati e messaggi. Cioè, per carità, io non sono di sinistra, lo sanno anche Sassi ad Ascoli. Non per questo sono simpatizzante di non nazista. Io lo dico pubblicamente, sono iscritto il voto Lega Nord, proprio perché si sgancia da ogni ideologismo e supera queste stupidaggini che hanno fatto soltanto milioni di morti. In gioventù ho avuto delle cose, delle espressioni, magari a livello estremo, come si fanno quando si ha 18 anni, io ce ne ho 50. Lei si dichiara quindi né fascista né razzista, ma leghista. No, allora ripeto, io sono iscritto e voto Lega Nord. E se vuole, scriva tranquillamente, dica tranquillamente che il motivo per cui ho deciso di aderire alla Lega, oramai parecchi anni fa, saranno 8 anni che sono iscritto alla Lega, è proprio perché supera questo tipo di forma ideologica, questa contrapposizione tra destre e sinistre, fascismo, nazismo, comunismo, che condanno tutti i totalitarismi, tutte le dittature, tutte quelle forme che hanno, chiamiamole tra virgolette, di governo, che hanno portato milioni di lutto in tutto il mondo, sono da condannare tutte. Mi scusi se sto concitato, ma guardi davvero, cioè a casa stiamo nel panico più totale. Le giuro, è stata una tramvata, mi ha avvisato la preside oggi, questo sta succedendo un macello, lei ha fatto gli auguri a Hitler, non è che ha scherzato. Senta professore, io leggo che secondo alcuni suoi ex studenti orientamenti e dichiarazioni di questo tipo non sembrerebbero essere una novità da parte sua. Non sono di sinistra e lo sanno anche i Sassi. Per fortuna leggo che c'è tanta gente che mi sta difendendo.